Signore e signori, buonasera di nuovo alla palestra Borgo Rosselli per un incontro di basket della San Giorgese 2000 che affronterà la squadra in casacca rossa del San Severino Marche, valevole per il campionato di Serie D Girone B, ultima giornata di andata, dove troviamo la San Giorgese prima in classifica con 9 vittorie consecutive, imbattuta da 9 giornate, dicevo, e nell'intero panorama gestistico marchigiano, mentre la squadra rossa del San Severino si trova in terza posizione con 10 punti. La San Giorgese proviene da una bellissima vittoria ottenuta nel campo del Civitanova Marche, della 88ers di Civitanova, un punteggio altissimo dove la San Giorgese ha espresso il miglior gioco dell'intero girone di andata, mentre San Severino proviene da una sconfitta in casa con Macerata di 2 punti. Sono trascorsi quasi 2 minuti dell'incontro e per la precisione 1 minuto e 24 secondi. Il punteggio è 0-0 con diversi sbagli sotto canestro da ambedue le squadre. In palleggio il numero 10 Reggio Buresta, capitano del team rosso, Francesconi, che realizza 2 punti per la sua squadra. Traini per la Sangio, scarica per Magrini che perde palla dovuto a un tocco sulla linea del piede d'appoggio. Fallo assegnato al numero 5 Di Maggio, primo fallo per il giocatore play titolare della San Giorgese. Ancora San Severino che perde palla con Reggio. Sbaglia un tiro dei suoi Menconi, ma recupera San Giorgese. Anzi, scusate, rimessa rossa del San Severino, sbaglia sotto canestro ma recupera il numero 15 Isabettini. 4-0 per San Severino. In attacco Traini, Menconi, anzi Guando Matteo, che va al tiro e sbaglia anche lui. Un inizio un po' incerto della squadra locale. Sabettini per Severini che sbaglia il passaggio, recupera Guando Matteo che va al tiro e tira nonostante un intervento del suo difensore e realizza i primi 2 punti della San Giorgese. 2 San Giorgese, 4 San Severino.
Sabattini sbaglia, recupera Conda Matteo, Magrini, è un bellissimo canestro di Magrini che usufruisce di un assist di Traini, mentre viene fischiato un altro fallo a Di Maggio, secondo fallo per lui dopo neanche 3 minuti e mezzo di gioco. Quattro pari, e palla con Reggio che fa piazzare i suoi, i Sabettini, Severini, Francesconi marcato da Conda Matteo, la scarica i Sabettini che realizza per i rossi del San Severino. Magrini in palleggio, si fa vedere Conda Matteo che cerca di penetrare nonostante la difesa di Francesconi e realizza ancora Conda Matteo, 6 pari. Nel frattempo è entrato il numero 14 della Sangiovese, Belli, un giovane promettente, mentre Francesconi realizza da 3 punti e si porta ancora avanti di 3 punti la squadra rossa del San Severino. Sbaglia Traini da 3, ancora San Severino l'attacco, ma viene fischiato un fallo di sfondamento al capitano Buresta. Primo fallo per Buresta. Magrini per Traini, Conda Matteo che tira dalla distanza e realizza ancora Marco Conda Matteo e pareggia le sorti ancora per la Sangio. Viene attuato un pressing a tutto campo dalla Sangiorgese che produce buoni frutti nel recupero. Infatti Conda Matteo ha recuperato un'altra palla, adesso si appresta la squadra locale ad attaccare, ma sbaglia di nuovo con Traini, un'entrata sulla sinistra della Sangio. Ancora Belli che viene colto in fallo dagli arbitri. Primo fallo per Belli e adesso il coach Rocchetti approfitta per fare un cambio, esce Menconi per il giovane Cappella. Francesconi in entrata, viene difeso bene da Conda Matteo che non lo fa tirare, ma Magrini perde un'altra palla in attacco e di nuovo San Severino che cerca di imbastire il suo attacco, ma viene fermato dagli arbitri di nuovo per un'infrazione di passi. Cappella, Traini, Belli, Magrini. Magrini per Cappella, Cappella, ancora Belli che va in entrata, ci riesce e realizza un bel canestro anche il giovanissimo Belli. Francesconi fa piazzare i suoi, Boresta cerca di creare uno spiraglio, ci riesce con i Savettini che realizza ancora 2 punti per il San Severino. Conda Matteo salta
l'uomo, ma non riesce a realizzare. Punteggi ancora pari, 11 pari con Da Matteo per Magrini che sbaglia un canestro quasi fatto. Peccato, la troppa facilità. Va bene così. Ancora un fallo di Conda Matteo, ancora un fallo della Sangiorgese, perché per Conda dovrebbe essere il primo fallo. Comunque fallo su Francesconi, primo fallo, ed esce per dar posto a Rossi, numero 10. Adelmo Francesconi in lunetta, ex giocatore della Sangio Basket, qualche anno fa in C2. Realizza un punto dal rettangolo Francesconi. Cappella fa piazzare i suoi, cerca di penetrare, non ci riesce, va al tiro Traini che questa volta non perdona e fa suo il bottino di 3 punti. 14 Sangiorgese, 12 San Severino. Ruba palla Belli, che riesce a realizzare, oltre al recupero che aveva fatto, bellissimo. Magrini recupera ancora palla per Belli che va in palleggio, ma viene fischiato dagli arbitri una infrazione di passi. Peccato queste azioni non finalizzate, ma si vede che la Sangiorgese non riesce ancora a essere precisa a canestro, ma imbastisce molte azioni veloci e caparbie. I Sabettini marcato da Rossi, non riesce a realizzare. Magrini in attacco e viene fermato dal numero 10 Reggio con un fallo. Primo fallo di Reggio. Punteggio 16 Sangiorgese, 12 San Severino. Magrini alla rimessa, Belli. Magrini, Rossi al tiro, sbaglia, va in rimbalzo Magrini ma non riesce a recuperare palla. Ancora Reggio per i suoi, marcato da Belli, cerca di entrare ma butta via la palla letteralmente. Ed è rimessa bianca per la Sangio 2000. Cambio per l'allenatore Falconi, esce numero 7 Buresta per il numero 22 Lupo. Riesce a intercettare un passaggio Francesconi, ancora una rimessa Sangiorgese. Belli viene servito da Magrini. Traini cerca di piazzare il suo tiro che realizza perfettamente da 3 punti. Cappella non riesce a recuperare palla, buona difesa del giovane Cappella su Reggio, numero 10. Colto in fallo Rossi, non si spiega il motivo, comunque
si va avanti, fallo a Rossi, primo fallo. Numero 15 Sabettini realizza un punto. Ancora Belli, recupero su San Severino, sbaglia un'entrata finale, però recuperato, aveva recuperato Traini ma non riesce a trattenere la palla. Ancora un cambio per San Severino, esce Isabettini, numero 15, per il numero 12 Uncini, mentre per la San Giorgese nessun cambio, pensavo che ci fosse qualche cambio, invece rimessa bianca, buona difesa del numero 8 Traini sul numero 4 Vignati. 10 secondi al termine del primo quarto, punteggio 19-13. Traini pressato da Francesconi, va al tiro che realizza ancora da tre punti. Traini da tre punti e termina il primo quarto col punteggio di 22-13 per la San Giorgese. Vi dico intanto le formazioni che sono scese in campo: col numero 4 del San Severino Marche Vignati Leonardo, col 7 Sergio Buresta capitano della squadra, con l'8 Giorgio Severini, col 9 Giacomo Vignati, col 10 Marco Reggio, col 12 Francesco Uncini, col 14 Adelmo Francesconi, col 15 Marco Isabettini, col 17 Simone Cimini, col 23 Alessio Ballini, col 21 Andrea Grugiani e col 22 Cosimo Lupo. Allenatore della squadra del San Severino Falconi Riccardo. Per la San Giorgese 2000 invece sono scesi in campo col numero 5 Lorenzo Di Maggio, col 7 Mattia Cappella, col 8 Andrea Traini, col 9 Marco Condamatteo capitano della squadra, col 10 Rossi Andrea, col 11 Menconi Marco, col 12 Grillo Daniele, col 13 Magrini Alessio, col 14 Belli Alessandro e col 15 Osmani Leonard. Coach del team San Giorgese il signor Alessandro Rocchetti, coadiuvato dall'apporto del secondo allenatore Cecicotto Matteo. Arbitri dell'incontro sono Alessandro De Angelis di Grottammare e Alessandro lo stesso di Ascoli Piceno, Berardini. A voi buon proseguimento di partita.